Era ormai preorganizzata, come sempre l'avremmo fatta in altra sede, era mirata a organizzare la fiaccolata per la pace che si terrà per il secondo anno consecutivo, il 30 dicembre, però visto l'attacco di tipo di stampo nazifascista che c'è stato alla sede del coordinamento Asti Est, ci è sembrato importante dare un segnale tangibile, concreto di presenza, vicinanza e solidarietà, spostando la nostra riunione qua, ricordando che il coordinamento Asti Est, in particolare Carlo Sottile, la cui memoria non deve essere infangata in questo vile modo, è stato sempre presente e ha accompagnato il percorso della rete in questi anni. Quindi ci è sembrato naturale, spontaneo, trovarci qui per dare un segnale concreto. E per ricordare sempre che il tema della pace, quello della lotta a qualsiasi tipo di fascismo, della lotta contro le ingiustizie sociali, sono sempre stati insieme ed uniti, sono inscindibili uno dall'altro. Ecco, fiaccolata per la pace, purtroppo quest'anno si aggiunge un'ulteriore guerra a quelle già in corso. C'è sempre più bisogno di pace in questo mondo. Assolutamente sì, le guerre nel mondo sono da anni in crescita esponenziale, si parla di una sessantina di conflitti. Oggi i dati parlavano al mondo di oltre 250.000 vittime. Le spese militari, la produzione di ordigni bellici invece è in costante crescita, oltre 2.200 miliardi spesi. Inevitabilmente da qualche parte vanno a finire queste armi e purtroppo le vittime sono sempre, come ricordava Gino Strada, per la maggior parte civili. Noi crediamo che sia importante portare avanti il discorso e la lotta per un mondo in pace, un mondo in cui giustizia, libertà e diritti umani siano garantiti a tutte e tutti, e continueremo a farlo con i nostri strumenti.